La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte, è crederci, e io ci credo. Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre. Di Ezio Tarantelli abbiamo un unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982. Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%, un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare, e un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti. Questa è la chiesa di San Nicola a Casal di Principe, un piccolo paese in provincia di Caserta. È qui che la mattina del 19 marzo 1994 viene ucciso il parroco, Don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe. A Don Peppe, che insegnava religione in una scuola della zona, la comunità di Casale era molto legata. La sera stessa il paese si raccoglie in un incontro di preghiera e in chiesa si veglia la bara del sacerdote. Quest'altare era preparato per la messa, ma Don Peppino era morto laggiù. A colpire Don Peppe è l'omicidio di un ragazzo, vittima casuale delle continue sparatorie tra bande rivali. Doveva essere ucciso probabilmente un elemento di primissimo piano della malavita locale che viaggiava a bordo di un'auto blindata. Invece è rimasto ferito mortalmente Angelo Riccardo, di 21 anni, che con alcuni amici a bordo di un'altra vettura stava andando ad una riunione di testimoni di Geova. È un evento che trasforma il suo ministero pastorale. È qui che comincia a salire sui tetti, inizia a parlare coi ragazzi e cerca di rompere il muro di silenzio che avvolge il paese. Ricordo che Don Peppe Diana convinse me e alcuni altri amici a fare un volantino, a firmarlo tutti quanti assieme, e diceva basta con la dittatura armata della Camorra.
conosciuto Don Peppe che ero bambino, avevo 10 anni negli scout. Abbiamo vissuto delle bellissime esperienze insieme, quasi come se fosse un fratello maggiore. Don Peppe Diana ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile dalla Presidenza della Repubblica e oggi a lui sono intitolate scuole, oratori, parchi e strade. Ogni anno il suo esempio viene ricordato con premi letterari, incontri pubblici e manifestazioni. Stiamo provando in questi anni a distruggere, a colpire anche quell'atteggiamento culturale che è il danno più grande che la camorra ha fatto in questi territori, che è quello appunto di pensare che nulla è possibile fare, che non si può cambiare niente, che tutto deve andare così, che quindi non c'è speranza. Invece quest'anno soffiano venti di cambiamenti, venti di speranza. Non a caso le cooperative che lì sono nate per liberare quelle terre dalla presenza della violenza criminale mafiosa, camorrista, ma vuol dire soprattutto liberare le persone. E non a caso quelle cooperative si chiamano le terre di Don Peppe Diana. E quei prodotti hanno quella vitamina in più, che è la vitamina della legalità, della dignità umana, dei diritti, certo anche della responsabilità e dei doveri, della giustizia e della libertà. Verso l'ora di cena è squillato il telefono e Marco è andato a rispondere. Io ero accanto a lui e l'ho visto impallidire. Io gli ho chiesto ma chi era, e lui prima ha cercato di minimizzare, di dirmi nessuno, hanno sbagliato numero, ma mi sembrava troppo turbato e sono... Ho insistito per avere una risposta e mi disse appunto che lo avevano minacciato, che era una delle brutte telefonate che riceveva. Quella sera stavamo aspettando Marco per la cena. Avevo messo a bollire l'acqua della pasta e quando mi hanno chiamata e sono scesa e c'era Marco riverso sotto al portico, la bicicletta rovesciata, la sua borsa con le sue carte per terra, le chiavi. Mi sono guardata attorno e ricordo che c'era un maresciallo dei carabinieri e tanti ragazzi, una decina di ragazzi che mi guardavano con occhi attoniti, soprattutto quando ho immediatamente detto lo hanno ucciso. Maresciallo mi ha detto ma chi è questa persona? Io ho detto lo hanno ucciso le Brigate Rosse. Il pensiero comunque è andato quasi subito ai nostri figli, è andato a Francesco, è andato a Lorenzo, è andato a Francesco che doveva uscire di casa per andare a giocare a basket, è andato al piccolo che era in casa, che aspettava il suo babbo. E... Le parole di Marina Biagi, lo avete sentito, lo shock, il dolore della perdita, è un'immediata certezza, a uccidere Marco Biagi sono state le Brigate Rosse. La paura del resto a casa Biagi si è insinuata da tempo. E per l'esattezza dalla mattina del 20 maggio del 1999. Il 20 maggio del 99, io ricordo che ho acceso la TV e ho saputo dell'omicidio di Massimo D'Antona.
Mi è crollato il mondo addosso perché Marco era a Roma e all'epoca era consulente di Bassolino, anche lui. L'ho chiamato immediatamente e l'ho supplicato di tornare a casa, ma lui mi ha detto che si sarebbe fermato a Roma altri 2 giorni perché voleva, d'accordo con Bassolino, continuare a finire il lavoro che D'Antona avrebbe dovuto presentare in quei giorni, per cui ho cominciato a temere per la sua vita. E da quella sera davvero sono cominciati tutti i timori. Il tempo è denaro, vabbè, ma il denaro non è tempo, il tempo è vita, non è irreversibile l'equazione. Se è vita decido io dove la investo, in famiglia, al sindacato, a pescare, sì, in orto magari. Questa per me è libertà, lo so che è una parola grossa, allora la riempi di parole piccole e vai meglio. Col tempo finisci per essere quello che fai. Tutto quello che le doti che non sei riuscito a esprimere negli anni si seccano, sai, e poi spariscono. Ma no. La Repubblica è fondata sul lavoro. Anche tu ti sei fondato sul lavoro. E hai capito che il lavoro non sempre rende liberi. No? Cosa vuoi dire? Servono almeno 1 metro uguale per tutti. Regole non scritte da non cambiare in corso. Cipolle per resistere e senso del limite. Senso del limite, se no sei un poveretto, anche se sei miliardario.